Buonasera gentilissimi amici di Telespazio TV, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il MasterChef speciale venerdì, ma questa sera anziché MasterChef dovremmo chiamarlo Master Maître. Tra poco capirete il perché. Vado subito ad introdurre il prodotto della serata, ovvero gli ovo caprini, ovini e caprini, e lo farà per me, introdurrà per me l'argomento della serata il medico veterinario Anna Palucci, la dottoressa Anna Palucci. Buonasera dottoressa, laurea conseguita all'Università di Perugia, specializzazione in fisiopatologia della riproduzione degli animali domestici, insomma un curriculum veramente vastissimo, quindi chi meglio di lei può introdurre l'argomento, prego. Allora, io mi occupo da circa 3 o 4 anni esclusivamente di ovini e di caprini e quindi io vorrei introdurre questa serata, questa puntata, dicendo che nel mio lavoro mi sono accorta che in questo settore c'è molto da lavorare. Nell'allevamento degli ovini e dei caprini la realtà è che esistono pochissime aziende che sono affermate, che riescono a camminare da sole, mentre nella maggior parte dei casi si tratta di piccoli allevamenti che non riescono ad andare avanti da sole e che quindi hanno bisogno di aiuto soprattutto per organizzare il loro lavoro e per cercare di emergere. È vero anche che negli ultimi anni, nella foto vedo che avete già fatto vedere, quelle sono delle capre rustiche, sono una popolazione, non è una razza, ancora non è stata riconosciuta. E per questo tipo di capra gli allevatori stanno ricevendo un aiuto dal 2007, che andrà avanti fino al 2013, appunto per cercare da una parte di aiutarli e da una parte di evitare l'estinzione di questa popolazione, perché è una popolazione che è venuta fuori a furia di incroci di varie razze e che ha preso piede sulla sila in quanto, come dice proprio il nome rustica, una capra molto che si adatta ad ambienti più ostili, vive solo di pascolo, lì un allevatore, fra l'altro un allevatore che seguo io. Come vedete si tratta di animali molto, molto rustici, il maschio raggiunge anche gli 80 cm al garrese e dicevo vivono solo di pascolo, quindi non hanno bisogno di grosse integrazioni alimentari e quindi offrono all'allevatore un buon aiuto anche da un punto di vista economico. Perfetto, grazie, grazie mille alla dottoressa Palucci che ritroveremo tra pochissimo. Io vi presento gli ospiti che sono tantissimi questa sera. Inizio a presentarvene qualcuno, prima inizio a presentare chi eseguirà i piatti. Veramente non lo so più perché sono troppi. Allora, gli ospiti vi presento dopo perché siete tantissimi e vado verso l'altra isola. Dicevo questa sera Master Maître. Master Maître, buonasera a tutti, perché buonasera, abbiamo... Buonasera. La Mira, Associazione Maître Italiani, Ristoranti, Alberghi, Sezione Cosenza Sila. Eccoli qua, buonasera a tutti, buonasera. Benvenuti. Buonasera. Abbiamo Biagio Talarico, fiduciario della Mira, e andiamo ad introdurre che cos'è la Mira. La Mira Sezione Cosenza Sila, che attualmente conta 70 soci, nasce nel 1998 per volontà della sede centrale. In Calabria, fino ad allora, esisteva una sola sezione. Il primo fiduciario eletto è stato il maître Biagio Talarico, riconfermato sino al 2012 anche alle ultime elezioni. Per il suo grande impegno, Talarico nel 2007 è stato promosso dall'associazione al rango di Gran Maestro della Ristorazione. Complimenti, complimenti a lei. Grazie alla professionalità acquisita, all'instancabile attività del suo fiduciario e di tutti gli associati, la nascita di questa nuova sezione ha contribuito a dare un notevole impulso per lo sviluppo della enogastronomia e del turismo calabrese, in specie nell'area cosentina e nel comprensorio alto crotonese. L'associazione organizza numerose manifestazioni abbinate all'ambiente, alle usanze, alle tradizioni e alla cultura del luogo. Sostiene e propone tutte le iniziative
che mirano alla promozione e alla valorizzazione dei prodotti della montagna, a torto un po' trascurati, e indirizza costantemente la sua azione al rispetto dell'ambiente e alla tutela della natura. Lo sviluppo turistico non decolla se le strutture ricettive non si accompagnano a un ambiente salubre e naturale, la valorizzazione della ristorazione e la competenza dei suoi operatori. Il futuro di un turismo di qualità può essere assicurato solo con una buona cucina e un sano territorio. E questa è la linea strategica a cui si ispira l'associazione Silana. Viaggio Talarico, prego. Allora, come ben detto lei, la MIRA è l'associazione Mete Italiani Ristoranti Alberghi e poi è suddivisa in varie sezioni. Noi siamo alla sezione Cosenza Sila, nata giustamente nel 1998 per volontà della Presidenza. Attualmente siamo in 60 soci che vengono suddivisi in soci effettivi, sarebbero quei soci che fanno il metro nelle strutture alberghiere o istruttori di sala bar. Poi abbiamo i soci aspiranti, sarebbero i soci di rang. Poi abbiamo i giovani e mirini, sarebbero i ragazzi che fanno le scuole alberghiere, i soci sostenitori, che sono quelle persone che stanno vicino all'associazione, possono essere che hanno un bar, che hanno una pasticceria o quant'altro. Poi abbiamo anche il club delle mirine, che sarebbero le nostre mogli o le nostre sorelle, fratelle, quello che sia. E quindi poi questa è la suddivisione. La MIRA tende veramente a far conoscere i prodotti del territorio, cioè vuol dire del territorio, in questo caso nostro, della Sila, della Calabria, di San Giovanni in Fiori, perché la Sila, la Cosenza Sila, la sede le ha a San Giovanni in Fiori presso l'hotel Biafora, però è provinciale, abbraccia tutta la provincia, cioè va da Cosenza, Castrovillari, da Paola, da Mantea, da Crotone, andare su a Corigliano, Trebisacci. E quindi poi organizza la sezione nell'arco dell'anno alcuni eventi per quanto riguarda la nostra sezione. Abbiamo il metro dell'anno, che sarebbe un dei nostri metri che si direttano in un piatto flambé, è un piatto flambé che poi andate a vedere. Poi c'è un concorso enogastronomico nazionale delle scuole alberghiere di tutta Italia che si tiene tutti gli anni a San Giovanni in Fiore con il fungo. Benissimo, e tra poco torneremo a parlare con Amira, vedrete piatti al flambé questa sera, ecco perché dovremmo chiamarlo Master Maître. E vado a presentarvi gli altri ospiti, l'avvocato, critico gastronomico, delegato nazionale Federazione Italiana Cuochi, delegazione di San Giovanni in Fiore, Emilio Vaccai, buonasera, benvenuti, l'abbiamo già conosciuta, la dottoressa Anna Palucci, veterinario, buonasera anche a lei, il dottor Cirillo Giovanni Cirillo della Assolat, buonasera. Guardi, il latte a casa mia se ne beve tantissimo, tra poco parleremo di quel latte, io uso quello blu, i miei bambini bevono il verde, poi mi spiegherà la differenza tra pochissimo. La signora Maria Procopio, allevatore ovini e caprini e produttore dei ricavati del latte, esatto, perfetto. E per quanto riguarda i vini che ingentiliscono ogni cosa, buonasera ai Greco, il dottor Saverio Greco, grazie, buonasera, accompagnato dal bellissimo... Tommaso, buonasera, buonasera anche a te, tra poco parleremo con tutti quanti voi. Ragazzi, cominciamo con degli aperitivi. Buonasera Giuseppe, vado subito a parlare di te. Tu che cosa preparerai? Preparerò un aperitivo di base alcolica, sì? Abbastanza forte che stimoli l'appetito. Prego, avviciniamoci, prego ragazzi. Avviciniamoci. Giuseppe Romano, dico sì, bene? Benissimo. Che cosa preparerai? Allora, prepareremo un aperitivo a base di vodka, cognac, un distillato di menta bianca e dell'ananzu, che è un distillato di aniceta di montagna, prodotto tipico calabrese nostro. Cara regia, hot spirit se non sbaglio, sì, giusto? Caldo questo... spirito. Caldo spirito, per ecco. La gradazione alcolica che è un po' alta. Quindi, cara regia, cominciamo con questo aperitivo hot spirit. Iniziamo. 2 centilitri di vodka, 2 centilitri di cognac, 2 centilitri di crema menta e 3 centilitri di anice. Perfetto. Quando vuoi, cara regia, sì, ci sono le telefonate, immaginavo. Intanto io dico soltanto che Giuseppe Romano è di Corigliano Calabro, ma vive a San Giovanni in Fiore. Sì.
è studente, ma responsabile presso bar, presso l'hotel Biafora dal 2008.